Ciao! Allora, sono qui a registrare un nuovo video. Avevo voluto registrare quello del tutorial di questo trucco, solo che poi non lo so, un po' agitatuccia e ho preferito girarne ancora uno di cui faccio dei prodotti, poi magari il prossimo di make-up. Allora, voglio parlare in questo video dell'Essence perché secondo me è una marca veramente molto buona e poi i prodotti sono molto low cost. Quindi trovo che mi piace molto, poi penso che ci si possa fornire un po' a qualsiasi età, dalla ragazzina, la ragazza un po' più grande, anche alle donne, perché no? Perché ci sono delle belle cosine. Almeno a me piacciono, quindi ve le faccio vedere subito. Partiamo dai due prodotti viso che ho io, anzi, partiamo dalla base. Non si vede molto perché io. Una cosa velocissima vi voglio spiegare, io non sono. Non è che sono in mezzo alle scale. Sì, sono in mezzo alle scale, come potete vedere, che collegano dalla parte dal piano di sotto al piano di sopra, ma qui c'è un pianerottolo in cui c'è una rientranza con tutto un davanzale con una finestrona alta, quindi non volevo un attimo spiegarvi dove è il mio posto, perché in camera mia non c'è tutta questa luce, qua avendo questa grande vetrata c'è proprio una luce diretta e mi piace molto perché si vedono bene tutti i prodotti, anche il trucco si vede meglio, la luce è sempre bella. Allora, vi dicevo, partiamo da questa base viso. Questa è una base luminosa, illuminante, ed è effettivamente è vero, io se non vorrei sprecare, poi ve la faccio vedere, non vabbè, non ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere qua, mi sono decisa. E che ecco, ne esce sempre una montagna, vedete? Adesso vabbè, va steso. Adesso è chiarissimo, poi non l'ho steso, ne c'era una montagna. Comunque, come la base è molto luminosa, questo qua si va a applicare il fondotinta e tutto, a me piace molto. Noto che il viso è più luminoso, ovviamente non è una cosa eccessiva, però mi piace molto, poi le basi non le uso sempre, però quando voglio avere un viso un po' più luminoso la uso e mi trovo bene. Poi ho questo fondotinta e questa crema colorata. Allora, partiamo dalla crema colorata. Ce n'è veramente molta e poi viene solo sui 2,90 euro, sui 2,90 euro a prezzo, quindi è molto buona, è un buon profumo. Allora, cosa dire? Qua dice che 24 ore, magari 24 ore no, però rimane, poi essendo una crema colorata, e colorata sa che devo andare via un po' prima, è veramente buona. Io non l'ho utilizzata molto, un po' mi sono pentita di questa acquisto perché io sto adorando la BB Candy Garnier quando sono di fretta. Ho detto quella perché mi trovo bene. Questa non è malvagia, è un po' più scura. E questa è una medium, ma c'era solo questa qua, un po' più scura del mio colore, quindi la uso abbastanza in estate qualche volta. Però devo dire che è molto buona, rimane. Se non si hanno grandi imperfezioni, con un filo di cipria è a posto. È a posto la base. Poi, questo qua è anti-spot, cioè praticamente per le. Se non sbaglio questa, insieme a questo correttore, sì. Sono quelle per le imperfezioni, per la pelle grassa, mista. Ok, allora questo qua io l'ho comprata quando avevo un periodo che avevo un po' di brufoletti, un po' di questi problemi. E mi sono trovata bene, una crema, una texture molto leggera, non appiccica in viso, non. Poi io odio quando sento che ho un mattone in faccia. Quindi questa è perfetta, veramente. Chiaro perché poi io sono molto chiara. Quindi questa è 01 beige, non so se. Io mi trovo veramente bene. E stessa cosa anche mi trovo con questo correttore, è molto secco, quindi non va nelle occhiaie, ma va nelle imperfezioni. Quando un brufoletto che lo vado subito a coprire con questo correttore, è buono. Poi, questi due correttori mi sono stati regalati da una mia amica. A me piacciono, poi mi piace il fatto che ci sono due tonalità diverse, mi piace molto. L'unica cosa è che sono un pochino secchi. Io che tendo ad avere tante righine, non. Sì, sono proprio delle rughette, tutto qua attorno agli occhi. Quando metto un correttore un po' troppo secco, me lo va a far vedere subito, ma subito. Quindi non è per me, ce ne devo proprio mettere poco. Che. E avendo quello della Bimadina, sì. Avendo quello di Madina che è buonissimo, mi trovo bene, è molto liquido, ma rimane. Tendo sempre a mettere quello che non mi dà problemi. Quando poi vedo che va nelle righine è sempre brutto. Poi io penso, io l'altro video l'ho fatto con l'ho girato con l'iPhone e mi sa che si vedevano di più perché io poi dal video l'ho visto che si vedevano molto. Da qua mi sa che si vedono un po' di meno tutte queste
Tutte queste rughettine che ho intorno agli occhi, mi sa che ho un po' meno di risoluzione, forse è meglio che uso sempre questa videocamera. Vabbè, poi spingiamo che io parlo per ore. Allora, il mio assoluto preferito, il mio primer preferito, io mi piace molto, costa poco, che a volte se ne trovano alcuni che costano l'ira di Dio. Mi piace, io non trovo che vada nelle righette, so che molte recensioni ci sono, a me non va nelle pieghette, non righette, tutte le pieghette, a me non va. Quindi mi trovo bene, lo metto al mattino e la sera tocco ancora così, quindi per adesso è uno dei primer che adoro, mi piace tantissimo. E poi è molto facile da stendere, perfetto. Poi questo qua è una delle collezioni, quelle che oggi ci sono in edizione limitata. Sì, ci sono edizione limitata e questo qua era dedicato al mago di Oz. C'erano molte cose, c'era anche una collana se non sbaglio, c'erano diverse cose, questo è il mago per un periodo limitato. Io poi ho questo blush in crema da solo, non ve lo faccio vedere. Vedete, una volta steso si perde. Si vede appena appena, quindi io più che altro lo metto quando voglio avere le guance un po' più in evidenza, metto questo, un pelo di questo e poi dopo vado ad applicarci con il polvere così mi rimane per tutto il giorno senza problemi. Io trovo che questo sia un po' troppo liquido, non è in crema come quello di Kiko, come quello di Saint Laurent, ce li ho tutti e due. Questo qua è molto liquido e quindi tende proprio a perdersi il colore, però va benissimo perché se sopra poi ci mettete quello in crema, in polvere, è perfetto, mi rimane proprio una meraviglia. Poi passiamo agli occhi. Io ho solo due mascara. Questo qui è il mio preferito, dai Love Extreme, volumizzante, quello che ho adesso, non so se si vede bene. Lo trovo una meraviglia. Ha uno scovolino che è enorme. Ve lo faccio vedere. Guardate. Tutto l'occhio è una meraviglia, è fantastico, si estende in un attimo, c'è niente da dire. È il mio mascara preferito praticamente, quello che uso più spesso. Poi, se non amavo tanto questo, quando è uscito questo qui, crazy, sempre uguale, volume, tutto, no, guarda, sì, è uguale. Questo infatti vedete che è nuovo, sempre Love Extreme. Ho detto wow, è nuovo, l'hanno migliorato ancora di più. Mi trovo lo scovolino che più odio al mondo. Io con questo scovolino qui non sono molto amica, questo qua. Che poi è lo stesso che anche l'Ultratec di Kiko, anche quello lì è buonissimo, ha un effetto fantastico, solo che ci va un'ora con questi scovolini qua. Ed è lo stesso scovolino anche che ha il mascara, quello di Sephora, quello tutto oro, quello tipo trapuntato, un po' cicciotto che ho fatto vedere nello scorso video. Quello lì, tutti e tre hanno questo scovolino qua, io non ne vado pazza. Però per carità, se non ci metti l'impegno, vengono un effetto fantastico, preferisco l'altro scovolino io, però non c'è niente a dire, è buono anche questo. Poi ho questa base occhi, questa me l'ha regalata tempo la mia amica, la stessa che mi ha regalato il correttore. Allora, io non mi dispiace, non la trovo fantastica, questa va bene anche per i pigmenti e tutto. Devo dire che non mi ha entusiasmato, ecco, sicuramente preferisco questo, sono anche molto diversi. Questo qua è un po' più cremoso. Questo invece vedete anche è bianco, è un po' più una cremina, sarà proprio una crema. Non è malvagio, però mi piace molto più l'altro, mi trovo meglio con l'altro. Poi passiamo alle labbra, no, passiamo, scusate, agli ombretti. Allora, io ho questi due ombretti mono di Essence, questo qua nero e questo qua azzurro. Ve li faccio vedere. Ok. Azzurro è questo qua. Devo dire che non è tanto scrivente, vedete? Se invece lo vedete nella cialda, è un bel azzurro carico. In realtà qua non lo rende così tanto. Ecco, io devo. Nelle palette, a me le palette che sono uscite, ne ho due, mi piacciono molto, veramente, ma ne avevo ancora due che ho finito tempo fa, quindi quattro in tutto ne ho comprate. Devo dire che mi piacciono veramente molto. Invece questi qua in cialda non mi fanno impazzire, infatti ne avevo ancora uno. Ancora uno che poi
sia o no, sia otto, lo questo amico mi ricordo, un marroncino. Non è, trovo che non sono scriventissimi, cioè nella cella sono fantastici, ma quelli agli occhi non hanno questo grande risultato. È la stessa cosa anche per questo, adesso ve lo faccio vedere. Questo l'ho comprato alla Coin di Verona, ero andata lì prima di Capodanno, l'ho visto, mi sono innamorato, ho detto questo è per Capodanno. Poi mi sono messo sulla palpebra, ma non aveva lo stesso effetto. Guardate che meraviglia. Ha dei riflessi verdi che sono una cosa fantastica, ve lo faccio neanche sbocciare qua nel dito. Guardate che meraviglia, sono una cosa. Tutti questi brillantini poi si vanno a perdere una volta applicato sull'occhio, guardate. Appena voi fate un po' per sfumarlo, adesso non dà bene l'effetto, poi vi posso assicurare che sulla palpebra non rimane bene, non lo so perché, sto cercando di togliere. Non rimane bene come guinciaglie, infatti ci rimango sempre un po' delusa quando è così, e vabbè. Poi passiamo a questi due pigmenti dell'Essence, così come le ragazze il mio ragazzo, non ho mai capito perché. Questo è fatto così, mamma mia, ce n'è tantissimo di prodotto. Io contate che l'ho già usato un po' di volte ed è proprio l'orlo, guardate quanto è pieno, non è caduto. È pienissimo. Ed è fatto così. Questo invece, che sono uguali alla stessa collezione, tutto. Ha questo comodissimo. Si mette. Che è poi comodissimo, dovete poi battere così sul tappo e viene. Adesso ve li faccio vedere. Il blu è questo qua, io appena sono toccato per non farlo uscire troppo. Il blu è questo ed è una meraviglia, veramente. Mentre l'azzurro è questo qua. Questo qua. Ve lo faccio neanche sbocciato se volete. È davvero una meraviglia. Io i pigmenti non li amo solo per un motivo. Perché sporcano. Perché io quando li apro sempre sul lavandino perché tanto lo so che sporcherò ovunque. Ma anche oggi che ho fatto questo trucco con un pochetto in crema del latte e poi col pigmento, sono andata a passarci solo un pigmento non mi ricordo che pigmento è. Un pigmento di neve make-up, sì. E comunque una tragedia, io l'ho tirato ovunque, è sempre così. E poi anche qua in centro ho messo un pigmento oro, anche lì di nuovo un'altra tragedia, quindi non fa per me. Ok, non vi farò più vedere niente sbocciato perché ho le mani in uno stato terribile, andiamo avanti. Sono usciti questi due ombretti, questi qua effetto 3D, sono veramente molto belli, ve li faccio vedere. Questo beigiolino è illuminantissimo. Non so qua che cosa sia, ha un po' di colore. Questo beigiolino è illuminantissimo. E il marrone anche molto carino, solo appena toccato. Non è bello, non è fortissimo. Però per fare un trucco delicato è una meraviglia. Ma poi vi faccio del beige perché io mi sono innamorata. Guardate com'è luminoso, adesso forse non rende. È fantastico. E poi ho anche questo qua, sempre 3D, con questo viola e questo lilla. Sono tutti e due molto scriventi, sono bellissimi, veramente. Poi arriviamo alla mia preferita, questa qui. Questa qua sempre era un'edizione limitata, Ready for Boarding, ed è bellissima. Guardate, di colore hai questo qui, questo marrone che lo uso tantissimo. Insieme al beige, come si può vedere, ma poi uso tantissimo anche il giallino, sono dei colori quando voglio un trucco molto chiaro, molto delicato, so già che palette andare a prendere, con una palette faccio tutto ed è fantastica, non c'è niente da dire, i colori poi rimangono, si sfumano bene, mi piace veramente tanto. Poi c'è questa qua, sto cercando di aprirla, ok, della Floral Grange, vedete, un'edizione limitata anche questa. Che è molto bella, c'ha questo verdino, anche qua i colori trovo abbastanza scriventi. C'è rosa, questo bel verde, che questo è molto delicato e ricorda
Un pochino questo verdino qui. Però è molto molto carino. Poi c'è il pesca, in tutti i colori. Lo trovo anche questa qua è veramente molto bella, scrivente per fare i trucchi. Questi sono anche abbastanza carichi, quindi è fantastico. Poi ho questo, l'unico che ho in crema, perché lo trovo molto secco. Io preferisco questi qua dell'Astra. Questi qui, Stay All Day. Cioè sono tipo 6, io ne ho solo uno perché li trovo molto molto secchi, non riesco a stenderli bene, quindi preferisco quelli di Astra. Però oltre a questa mia non simpatia per questa cosa, per il resto comunque sono veramente buoni. Perché comunque il colore rimane il colore che è, lì fermo senza problemi, quindi io mi trovo benissimo. Cioè il colore non va, cioè è bello pieno questo colore, ve lo faccio vedere. È un colore veramente pienissimo. Come vedete comunque l'ho utilizzato un sacco, eh. È un colore bello forte, rimane così tutto il giorno, quell'altro mi piace tanto. Solo che anche quelli là li trovo uguali, quindi compro quelli lì, ne ho tanti, di quelli in crema. Poi andiamo un po' più veloce. Lo smalti. Questo qua che è una base. Che è uscita insieme ai pigmenti, se non sbaglio. Sì, non la trovo né buona né cattiva. Penso non faccia niente di che. Quando vado a metterci colori scuri, metto questa come base, comunque poi lunga e macchiata. Quindi non fa niente di che. Questa qua devo dire che mi piace, questa qua. La metterò dopo lo smalto. Per avere le unghie più brillanti, più luminose, ed effettivamente rende subito qualsiasi smalto molto più brillante. Poi ho questo smalto qua, devo dire che non mi fanno impazzire gli smalti dell'Essence, poi io sono una carina fan degli smalti Kiko, quindi ho questo qua che è molto carino, che è un color Tiffany, molto bello. In più ho questo qua che avevo comprato con la collezione ballerina, sì, ballerina. Vedete com'è carino con tutto il pizzo, è veramente, è un colore molto molto tenue, si vedono appena appena i brillantini, però è carino, è delicato, con le mani abbronzate poi trovo che sia fantastico. Sto cercando di andare veloce. Poi, ah, il mio tocco lento, perché io ho le fibre dell'Essence, insieme ti danno anche il pennellino. Ok, non fanno per me, proprio non fanno, io me le tiro ovunque. In poche parole voi l'aprite, mettete il mascara, poi andate a mettere con questo qua tutte le fibre, faccio vedere. E poi andate a mettere di nuovo il mascara, non fa per me, io me le metto ovunque, vengono agrumi, quindi quando mi ci impegno ma ci devo mettere tantissimo, allora l'effetto viene carino, se no io mi riempio ovunque, poi per toglierle è sempre un casino, quindi è buono perché ha più pazienza ed è un po' più capacina di me. Ah, mi dimenticavo, anche questo smalto qua io lo trovo molto carino. Si possono fare tre tipi di colori diversi: rosso, arancione e rosso con i brillantini. Perché se mettete prima questo, poi questo. Li trovo molto pratici. Questo lo porto sempre via con me, soprattutto quando vado via ai weekend delle belle stagioni. Quindi lo porto sempre via con me perché è fantastico. Una cosina piccola così ho tre smalti, quindi il meglio che si possa desiderare. Poi questa matita per sopracciglia che è molto è carina, scrivente, è buona, poi va bene, si abbina molto con le mie, in più c'è il pettinino, niente da dire. Ho questo eyeliner a penna. Un contatto molto deciso. È carino, solo che la punta è molto molle, quindi tende a non fare un. Vedete, guardate, a piegarsi molto e a fare un tratto un po' troppo spesso. So come spiegarvi, quindi non mi fa impazzire, soprattutto perché io ho i tratti molto fini. Quello spesso non mi piace molto, quindi non è l'ideale per me. Però se non ho niente da dire neanche su questa penna. In generale mi trovo abbastanza bene quasi tutti i prodotti. Poi lip gloss, ne ho tre. Partiamo da questo qua, dello Stay Matte,
È un rossetto cremoso, è quasi un rossetto praticamente, cremosissimo. Infatti rimane bello sulle labbra, non va via, rimane per un bel po'. È una meraviglia. Tende un pochino ad andare in tutte le pieghette, però comunque si risolve con un pelo di lucida labbra, poi comunque il rossetto costa poco, quindi io mi trovo benissimo. Ed è, ce ne sono quattro di questa colorazione. Questo è il mio preferito, poi andrò a comprare anche gli altri. Sto cercando di smaltire un po' di prodotti perché ne ho veramente tanti. Quindi, però gli altri saranno sicuramente il prossimo acquisto. Poi ho anche questo qua, da Stay With Me. È un viola molto bello, ve lo faccio vedere. La cosa che adoro, guardate che bello, non so se si vede qua, si chiude, cioè proprio prende benissimo la forma delle labbra, perché qua tende a chiudersi, è fatto a clessidra, non so se si vede bene. Spero di sì. Trovo fantastico l'applicatore e poi è bellissimo il colore, è un viola, ma è una meraviglia. Poi sono usciti in una collezione la Kiss Me Kiss Care Love, adesso non si legge neanche, questi qua. Questi lip balm così a burro cacao. A parte che sono tutti dei profumi che non avevo per il 200, questo sta tipo di Chicles. In più è... Oltre a questo erano molto carini perché idratavano le labbra e poi lasciavano il colore. Questo era un rosino molto delicato. Praticamente non c'è più, è finito e mi è piaciuta molto questa edizione. Poi questa è anche stata un'edizione, la Colorarte. Di questo avevo comprato anche questo qui. E questo, vedete tutti della Colorarte. Questo qua praticamente è un gloss lucido e basta. Questo andava bene con i pigmenti. Essendo che avevo anche un pigmento viola che mi faceva impazzire, io l'ho usato più di una volta come rossetto, unendo il pigmento e questo qua. Grazie a voi, che sporco. Ma in più l'ho usato tante volte così. Quando ho fatto un trucco bello forte, ho messo solo il lucido nelle labbra ed è un effetto fantastico, veramente. Ok, ho parlato 22 minuti, adesso vediamo come lo taglio. Vi faccio vedere l'ultimo giro, è questa penna illuminante. È buonissima e forse non voglio dire una cavolata, ma che questa è un'edizione limitata, ma non mi ricordo perché dovete sapere che io qua vado, non c'è la collezione, non c'è, c'ho sempre il vuoto delle collezioni limitate, quelle là che escono solo una volta. E da me poi, perché tipo a Torino non escono così poche, c'è lo stand più grosso, da me è più piccolino incastonato lì, io vado e non c'è, vado la settimana dopo finito, rimangono 2 o 3 prodotti, quindi non sono mai riuscita a prendere di queste collezioni quello che volevo. Però questo illuminante è bellino, veramente carino. Niente ragazzi, ho parlato tantissimo, spero che vi siano piaciuti, spero che vi sia stata utile la mia recensione. Niente, vi mando un grosso bacio, ciao.